E salve a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono CaustiKevin96 e oggi continuiamo la nostra partita iniziata in Farming Simulator 19. Sono andato leggermente avanti, come vedete qua il terreno, diciamo, l'ho rullato perché volevo vedere un po' come funzionava sto rullo, e oggi ci dedicheremo alla costruzione diciamo della zona di allevamento. Quindi non perdiamoci in altre parole e cominciamo subito. Ovviamente ho rullato quel terreno qua, mi sono comprato il John Deere serie 7000 R più appunto il rullo, e quindi voglio mostrarvi, diciamo, la mia zona di allevamento, che sarebbe questa zona qua. Tutta questa zona qua, vi faccio vedere le terre che ho comprato. Ovviamente il campo numero 8 sarà un video successivo in cui farò il time lapse del taglio del foraggio, e questo qua è appunto saranno dedicati ai miei allevamenti in questa zona qua. Adesso andiamo a distruggere il campo numero 3, e praticamente qui ci saranno la stalla delle mucche, quella più grande, quella che può contenere 200 mucche. Quindi iniziamo subito a rullare. Ecco, questo qua sarà il mio spiazzo dove appunto metterò la stalla, però ovviamente mi serviranno ancora più spazi per mettere il pollaio, quella dei maiali, ok? Quindi decido di ho deciso di distruggere il campo numero 3. Quindi adesso lo rulleremo. Abbiamo finito di rullarlo, più o meno l'abbiamo fatto in modo un po' grossolano, ma comunque va bene così. Lo buttiamo dall'altra parte, anche qua va bene. Adesso tasto P e acquisteremo le nostre stalle che ci servono appunto per tutti i vari allevamenti. Ovviamente, allora iniziamo ovviamente con quello più che ci fa più, diciamo, materiale, come
il letame e il letame liquido che sono le nostre mucche. Ovviamente abbiamo due scelte. Abbiamo quello da 100.000 dollari, che è diciamo quello più piccolo, che contiene massimo 50 mucche, mentre abbiamo quello più grosso che ne contiene 200. Ovviamente io metterò quello da 200 e lo metteremo in una qualsiasi zona che noi vogliamo. Come vedete, la sua zona è veramente ampia, quindi lo mettiamo per esempio qua. Ovviamente deve essere anche in posti un po' accessibili. Invio e lo abbiamo comprato. Ovviamente c'è il problema dell'erba che non so come si toglie, però vabbè. Poi, una volta fatto il recinto, ovviamente ci servono le strutture, per esempio per contenere l'insilato, che io metterò quello medio, che ovviamente siccome dovrò caricarlo più o meno qua, deve essere diciamo un po' accessibile. Massimo lo ruotiamo. Così, no, così forse è meglio. Esatto. Così. E questo è dedicato all'insilato. Abbastanza ampio, c'è spazio in mezzo per girare e va benissimo. Poi, ovviamente ci serve, ovviamente, per mantenere le nostre bale di fieno all'asciutto, ci servirà appunto un capannone. In questo caso io lo metterò qua, ma anche per, diciamo, per tenere i mezzi non al bagnato. Quindi lo metteremo qua. Ovviamente bale di fieno e mezzi vanno in questo capannone. Quindi passiamo agli altri tipi di allevamento. Ovviamente pollaio. Pollaio, sì, va bene anche quello piccolino, non c'è bisogno di fare dimensioni in formato gigantesco. Quindi lo metteremo qua. Ok. Poi ci manca ovviamente il nostro cavallo, che non è che mi interessa più tanto avere il cavallo, perché diciamo ne compro solo uno e mi tengo solo quello. E lo mettiamo qua. Ok. E ovviamente ci mancano, allora, tra suini e ovini, sinceramente non è che mi interessano poi più di tanto, perché mi bastano, cioè a me servirebbero solo le mucche, diciamo. Però non lo so, gli ovini di sicuro no, perché è una perdita di tempo. Cioè mi fanno solo le ballettine di lana, ma alla fine non servono a nulla. Io sinceramente come allevamenti sarei, diciamo, a posto. Quindi, come varie, magari possiamo mettere la cisterna dell'acqua per le nostre mucche, o per, cioè, per i nostri animali, che non sarebbe una brutta cosa. Del tipo la mettiamo qua in parte al capannone. Quindi abbiamo mucche, insilato, che faremo nel prossimo video, il timelapse, quindi questo lo riempirò, sarà veramente lungo, però ve lo dirò la prossima volta. E i nostri cavallo che comprerò praticamente non subito, perché devo portare i materiali che mi servono, quindi l'avena, l'acqua e tutto quello che serve per appunto alimentarlo, compreso anche il pollaio. Quindi intanto saremo a posto così. Ovviamente adesso vi spiegherò un po' le cose. Quindi usciamo di qua. Ok.
Ovviamente se vogliamo mettere qualche struttura per decorazione, ma sinceramente non ci interessa. Usciamo dal nostro bellissimo John Deere che ha lavorato fino adesso e vi faccio vedere in modo un po' più da ravvicinato il tutto. Allora, questo è l'insilato, penso che conterrà quasi 1 milione di unità, abbastanza tanto. Qui verranno, ci sarà appunto il latte che noi dovremo raccogliere con il nostro rimorchio, perché appunto c'è un rimorchio dedicato che è stato aggiunto. Qua ci sarà il mangiare, quindi foraggio, l'insilato, il mix e tutto eccetera. Qui è dove dovremo scaricare i nostri animali, che ovviamente una volta che saranno riempiti tutte le mangiatoie e tutto il resto, quindi riempirò di acqua per esempio questo va all'acqua, di là va il mangiare e devo coprire il pavimento con appunto il fieno che appunto devo mettere con la mietitrebbia e poi imballare. Quindi una volta che avrò già tutto predisposto, quindi acqua, mangiare e tutto quello che serve, comprerò gli animali. Qua abbiamo appunto il liquame che viene prodotto, il letame solido. Poi passiamo alla zona, diciamo, nuova, la cosa nuova, che è quella dei cavalli, e sono curioso di vedere che cavalli ci sono. Ovviamente anche qua ci sarà il mangiare e il bere. Qua dove non so con la finestra qua cosa faccia, apriamo il cancello, non so, per vedere gli animali, finestra animali, non so come è. Ah, ok, è di qua. Vediamo un po' che tipo di cavalli ci sono. Il cavallo grigio, maculato, beige, marrone, nero, scuro. Mi piace di più questo qua, marrone scuro. Sì, questo qua che comprerò appunto una volta fatti, diciamo, che tutti gli alimenti sono a posto. Ovviamente adesso passeremo alle galline, e anche le galline la stessa cosa, mangiare, qua va solo il mangiare, il bere non ce l'abbiamo, qua serve solo il mangiare che va dentro in quella mangiatoia qua e basta. E dopo appunto ci forniranno degli scatoloni che vengono posizionati qua, che noi veniremo col nostro mezzo, che può essere per esempio il Mahindra o la macchina o anche, diciamo, i rimorchi quelli piani. Prendiamo i nostri scatoloni, li mettiamo sul rimorchio. Se ne abbiamo più tanti, magari facciamo più filomeno, facciamo un viaggio, ovviamente li cinghiamo al rimorchio. Comunque qua escono gli scatoloni di uova. E quindi questo è questo brevissimo video dedicato appunto all'ultimazione della mia fattoria, ovvero la parte degli allevamenti. E la prossima video ovviamente faremo, mietiremo, cioè nel senso mietiremo, taglieremo il campo numero 8, che è mais, ovviamente trasformandolo tutto in insilato, che finché rimarrà dentro appunto nella sezione là sarà appunto dedicato agli animali. Ovviamente, siccome ne verrà nettamente tanto, lo lascerò appunto al biogas, che appunto comprerò il terreno, perché questa qua mi serve anche, diciamo, come vi ricordate, la mia fattoria è qua. Ovviamente i mezzi che vengono utilizzati qua li lascio qua, quindi compro anche il terreno con la stazione di biogas, così almeno ho anche la mia stazione di calceviva. E ovviamente per questo video è tutto. Non mancate ovviamente nel prossimo, e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!